Amici di Esco a Correre, ben ritrovati. Ho ancora un paio d'ore prima di dover partire per Malpensa e poi da lì rientro a Londra con tutta la famiglia. È stato bello fermarsi qualche giorno qua a Como per lavoro principalmente, ma poi mi sono riuscito a farmi il weekend. Ho appena concluso la mia sesta settimana di preparazione alla mezza maratona. Si è conclusa con il lungo lento di oggi, lento in realtà in progressione, 4:15 circa per 23 km su percorso collinare qua sul lago di Como. La settimana si è conclusa abbastanza bene, tutti i lavori specifici sono stati fatti rispettando un pochettino le mie aspettative e adesso non vedo l'ora di iniziare con voi la settima settimana di cui vi parlerò proprio ora. Allora ragazzi, la settima settimana è molto impegnativa perché ricordatevi che ormai siamo alla fine, nel senso che c'è questa settimana e poi un'altra settimana che è quella di picco della preparazione alla mezza maratona e poi entriamo nelle due settimane di tapering, perché io di solito per la mezza maratona faccio due settimane di tapering e arriviamo così alle 10 settimane. La settima settimana quindi è composta da tre lavori specifici importanti, di cui 5 o 6 per 1500 metri a ritmo interval. Se utilizzate l'app Vidotto 2, come sempre vi suggerisco, con 3 minuti di recupero correndo piano, quindi una sorta di jogging. Il secondo lavoro specifico è un progressivo di 1 ora e 20, 1 ora e 30, con i 20 minuti finali dove andiamo a correre un pochettino più forte del ritmo gara. Come funziona questo progressivo nel dettaglio? Ci facciamo mezz'ora a un ritmo lento che ci serve per scaldarci e poi dopo i 30 minuti iniziamo ad aumentare in maniera graduale fino ad arrivare ad un punto che correremo al nostro ritmo gara a mezza maratona, per poi superarlo per circa 20 minuti nella parte proprio finale dell'allenamento. Qua decidete se farlo su un tratto piatto oppure se cercarvi un collinare, a quel punto riequilibrate un pochettino il passo. Quello che è importante è che andate a fare il progressivo, che deve durare dall'ora e 20 all'ora e mezza, quindi dovete mettere insieme un bel po' di chilometri, non è il classico lento. Ragazzi, arriviamo poi al terzo lavoro specifico, che è il nostro solito lungo, però qua parliamo di un lungo di 1 ora e 45, 2 ore e 15, con gli ultimi 3 o 6 km al ritmo gara mezza maratona. Come sapete io amo questi allenamenti dove a un certo punto andiamo a correre a un ritmo più forte del ritmo gara, appunto, che poi dobbiamo correre in gara. Questo ci aiuta a allenarci a correre quel ritmo con gambe stanche, che è poi la sensazione che avremo durante la gara. Oltre ai lavori specifici abbiamo il solito potenziamento muscolare, quindi come sempre 30 minuti di corsa lenta per scaldarci e poi circuito muscolare, che come al solito vi dico che potete fare in diversi modi. Possono essere delle ripetute in salita, possono essere dei circuiti fatti in palestra, dei lavori con andature libere, insomma vedete voi come volete fare il vostro potenziamento muscolare, ma è importante mantenere anche in questa fase almeno una volta alla settimana il potenziamento muscolare. Gli altri sono dei lenti che ovviamente farete a seconda di quanti chilometri volete percorrere durante la settimana e anche di quante uscite avete a disposizione durante la settimana. Lenti che servono anche per recuperare, per mettervi nelle condizioni di fare i lavori specifici nella maniera corretta, quindi con le gambe pronte per fare un lavoro specifico, soprattutto perché quelli di questa settimana sono molto impegnativi. Quindi potete inserire dei lenti rigeneranti, potete inserire dei lenti normali, vedete voi un po' come vi sentite durante la settimana. Quindi questa è la settima settimana, ragazzi, poi entreremo nell'ottava, che è il picco praticamente della preparazione, per poi andare a concludere con le due settimane di tapering. In poche parole, la mezza maratona, la gara si sta per avvicinare, quindi queste sono le settimane clou. È importante fare tutti i lavori specifici al meglio, spero che la vostra forma si stia creando, trasformando, e iniziate a sentire benefici di questi allenamenti. È ovvio che stiamo percorrendo per chilometri, quindi avere le gambe un po' pesanti è normale in questa fase, però per esempio nel mio caso sento proprio che le gambe iniziano a girare molto meglio rispetto per esempio alla settimana scorsa. Anche oggi il lungo l'ho fatto, nonostante fosse un lungo collinare, mi sentivo molto meglio rispetto al lungo che ho fatto la settimana scorsa, dove le gambe proprio non ne volevano sapere di riuscire a girare nella maniera corretta. Ragazzi, siamo arrivati alla domanda del giorno. Questa domanda del giorno è stata generata più o meno da una domanda che ho ricevuto nella Q&A a cui ho risposto proprio ieri, ed è questa: vi succede mai di non aver voglia di correre, e se sì, cosa fate per
aiutarvi a superare questo momento. Se avete visto il video scorso, proprio una delle, anzi penso fosse proprio l'ultima domanda, era relativa a questo: cosa fare quando non si ha più voglia di correre, quando c'è una settimana dove proprio non abbiamo voglia di uscire, soprattutto in periodi come questi. Per esempio qua a Como sono le 4 e già sta diventando buio, quindi chi si allena alle 6 si allena già col freddo e senza luce, chi si allena al mattino idem, quindi spesso può capitare durante l'inverno di non aver voglia di uscire. Quindi vi voglio chiedere a voi come affrontate questa situazione. Io ne ho già parlato nell'ultimo video, vorrei sentire la vostra opinione, perché magari la community può imparare qualcosa di nuovo e avere degli stimoli nuovi per uscire. Ragazzi, ricordatevi di rispondere alla domanda, perché come sempre regalerò un braccialetto, quello di Esco a Correre, a un utente che ha risposto alla domanda del giorno di ogni singolo video, quindi anche di questo. E ora andiamo a fare l'estrazione del braccialetto di Esco a Correre numero 12, andando a prendere il vincitore da chi ha commentato e risposto alla domanda del giorno all'ultimo video. Ragazzi, vado come sempre a utilizzare l'app Comment Picker, andiamo a prendere tutti gli utenti unici che hanno commentato l'ultimo video, che in realtà è uscito meno di 24 ore fa, quindi i commenti sono pochi anche perché mi sono totalmente dimenticato di fare la domanda del giorno in quel video, l'ho dovuto scrivere nella descrizione, molti utenti non l'hanno purtroppo vista e quindi in pochi hanno commentato. E chi ha commentato, devo dire che è fortunato, perché ha una possibilità su 27, perché sono 27 utenti che hanno commentato, di vincere il braccialetto di Esco a Correre. Il vincitore del braccialetto di Esco a Correre è un nickname, Pumariki, quindi non so il suo vero nome. Complimenti Pumariki, grazie per aver commentato ed aver contribuito alla community di Esco a Correre. Spedirò anche il tuo braccialetto a breve. Ragazzi, e con questo video andiamo a chiudere, anche perché io tra esattamente un'ora ho il treno per partire per Londra, si rientra a casa. E grazie mille per avermi seguito fino a qua. Ricordatevi di iscrivervi sia al canale YouTube se ancora non l'avete fatto, di mettere un mi piace su questo video se vi è piaciuto, ovviamente. Se non vi è piaciuto invece, fatemi sapere come posso migliorare attraverso i commenti. Tutti i feedback sono utilissimi per far crescere questo canale. Ricordatevi di iscrivervi al gruppo Facebook Esco a Correre Club, che è in realtà la riunione, diciamo, dove tutti i runner si stanno riunendo. Abbiamo già superato i 1000, ve l'ho già detto nell'ultimo video, grazie di cuore, stiamo crescendo tantissimo. E seguitemi anche su Instagram, perché lì di solito condivido video inediti, aggiornamenti veloci, eccetera, eccetera. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video e vi auguro una favolosa settimana. A presto! Alla fine della preparazione ci rimangono... Ma porca troia!